sono andata a dormire struccata. Vi porto con me in una giornata. Grazie. Di solito non mi alzo mai così tardi. Vabbè, mai. Cioè, questa settimana mi sono alzata un po' di più tardi perché ho detto, vabbè, tanto non c'è niente da fare. Però, tornata dalle vacanze, giuro, mi alzo presto, così faccio anche più cose la mattina. Questo è il mio outfit di prima mattina. Allora, dovete sapere che io, martedì, mercoledì, sono andata a schiarirmi, cioè a farmi tutta la mia base scura e poi a farmi delle schiarature piccoline per i capelli, dato che voglio diventare col balayage un po' biondo. Non fatemi domande, voglio diventare così. E i capelli appunto me li hanno lavati l'ultima volta mercoledì, no? Ora sto iniziando ad essere un po' untini qua, ma vi giuro che io di solito il giorno dopo erano già unti e poi sono ancora morbidi, ovviamente, tralasciate il fatto che mi sono appena svegliata. Però cioè, volessimo pettinarli. Mi hanno pure tagliato un po' le punte, mi hanno detto che erano un po' sfibrati, un po' secchi, potevano farli crescere meglio. Sono ancora super morbidi. Vabbè, comunque io sabato vado di nuovo, quindi niente. Raga, io ve lo giuro, mi sono messa la maglietta perché sono andata a prendere il pacco. Voi non avete idea, voi non avete idea, non avete, che brutta, non avete idea su chi e cosa mi ha mandato. Voi vedete questo beauty, ma non sapete cosa c'è dentro? Ve lo giuro, mi sono venuti i brividi. E non dico proprio di pianto. No, ragazzi, ma voi non. Nabla! Mamma mia, quanto vi amo, vi adoro, grazie. Devo fare un sacco di. Ragazzi, mi hanno inviato una quantità enorme di prodotti. Ma c'è anche il Vicious nuovo? Ditemi di sì. Dopo guardo. No, vabbè, non ti posso credere. Poi, questa è la stanzetta tipo della mia creatività e mi è arrivato questo pacco enorme che sarebbe Margal. Devastante, spero non si sia visto nulla. E poi questo che ovviamente ho già sbirciato, così grande perché, ragazzi, sono le scarpe dell'estate, ma proprio le scarpe dell'estate. E infatti volevo fare dei video, far vedere anche tutte le cose che voglio portarmi a Palma. E quindi oggi ho un bel po' di cose da fare. Scendiamo sotto, faccio una colazione, anche se è mezzogiorno, ma non mi interessa. Guardate, qua c'è letteralmente un macello, dobbiamo un attimo sistemarlo oggi. Piena, piena, piena zeppa di roba. Ma felice, felicissima per questa coccia, per il mio lavoro, mamma mia. Prima cosa da fare appena scesa sotto è in assoluto dare da mangiare a Miggy. Ehi, ciao amore! Amore, mangia! Ovviamente io gli devo direzionare. Ah, vai, mangia! Mordi! Vi prego, ragazzi, dateci una mano perché stanno entrando tutte formiche. Ho già alzato, guardato sotto il divano. Cioè, stanno solo ferme qua, capito? Come faccio a farle andare via? Ho letto caffè, paprika, cose così, ma lo metto qua sul perimetro. Cioè, aiutatemi, come faccio a farle andare via? Allora, rieccomi, sono completamente sparita perché ho fatto colazione, però intanto mentre facevo colazione c'erano i miei vicini, quindi boh, non mi osavo parlare. E quindi ho dovuto lasciare stare il video. Mi sono guardata quattro ristoranti con Alessandro Borghese, top. Sono salita su e ora voglio iniziare a struccarmi. Mentre sono salita su mi sono arrivati altri pacchi, ne ho una roba come 600.000, quindi ditemi se volete un
peer unboxing, quindi tutte quante le scatole, comunque tutti i prodotti che mi arrivano da parte dei brand, perché credo che questa volta sarebbe un video non bello di più. E nulla, questo qua è stato un video un po' più di presentazione della mia giornata, perché purtroppo non sono riuscita a farlo vedere tutto. Però ora ci strucchiamo, così almeno vi porto un po' più con me. E poi vi prego, datemi un feedback sulle unghie che ho fatto, perché mi piacciono, però mi fa molto strano perché non sono abituata a tenerle quadrate, cioè, e a tenerle quadrate corte, perché per me comunque sono corte. Però mi piacciono molto perché ora non sono abbronzata, ma immaginatemi a Palma quando sarò tutta nera, bellissima, sono troppo, vabbè, scura, sono troppo contenta. Prendo il burro struccante di Yepoda e niente, come vi ho già fatto vedere, ora col caldo il super più sciolto mi piace ancora di più. Ok, guardate, cioè vi giuro mi strucca in 2 secondi. Il mio mascara non va più. E ora che ho fatto la laminazione va ancora meglio perché non mi va a spezzare le ciglia. E di solito con i dischetti, cioè si spezza proprio. Le ciglia si spezzano proprio. Vado con la The Bubble Bubble. Troppo meno. E levo ancora di più il make-up. Il bello è che ogni volta che mi strucco, poi mi ritrucco, perché ora mi ritrucco per fare i contenuti. Cavolo! Succede un casino perché... Cosa sto dicendo? Non lo so come dire, il mascara non prende bene. Non è una roba strana. Ovviamente mi lavo i denti dopo aver mangiato e guardate gli spazzini di me, Alice, cioè sono troppo cute. Questo qua è il preso d'Action, lui appunto è questo qua nero e io sono questo qua bianco, perché io e bianco siamo l'unica cosa. Soltanto che all'inizio lui aveva capito che io sono il bianco, quindi guardava questa parte qua e non questa, e lui prendeva questo, quindi lui usava il mio. Vabbè, che tanto. È più figo questo però, che questo. Cioè come parte la testa. Non lo so, vabbè, comunque. Spazzolini. Metto a scaldare la piastra così intanto mi piastro di nuovo i capelli. E ora devo cercare lo shampoo secco, che almeno uso lo shampoo secco per questa zona qua. Eccolo, questo di Batiste. Giuro che mi piace un sacco, vabbè lo utilizzo dopo. Che ho posizionati un po' più su. Ok. Faccio una passata abbastanza veloce. Tanto sono a caso. Devo solo capire cosa indossare perché tutti i vestiti belli li voglio, magliette, cose così, li voglio portare a Palma. Cavolo. Guardate la parte lisciata con la parte non lisciata. Vi giuro che questi colpi di sole che mi hanno fatto, cioè sono... Lì non si vede niente, ma qua si vedono proprio, sono bellissimi, mamma mia. Ok. Li lascio un po' così, cioè li lascio un po'... Cioè lascio lo shampoo secco agire, giuro che questi qua di Batiste o anche Bellery sono top. Io questo qua, Cherry, che serve... Non lo so, è scritto un po'. Magari me ne metto un po' anche qua. Ok, per togliere l'olietto su tutta la cute. La mia scelta di oggi ricade su questo corpetto jeans bellissimo che... La gonna è una di Shein, semplicissima, leggerissima, solo che ho detto boh, la metto giusto perché così almeno sotto ho qualcosa. Ok, ho fatto andare via anche lo shampoo secco. Questa sono... Ah, guardate, qua si vedono meglio. Vabbè, tanto devo farvi ancora vedere tutto e basta. Queste sono io, ci vediamo nei contenuti. Ditemi se volete il video degli iscritti dell'esame della maturità oppure l'orale.